Gabriella, Gabriella, dove vai? C'è Burger al Palazzo del Casinò. Dobbiamo fare il lancio della puntata. Vabbè, però facciamo in fretta. Pronto? Benvenuti alla quinta puntata del TG Arca. Oggi c'è il film più atteso di questa edizione della mostra, che è Joker con Joaquin Phoenix. In attesa del red carpet siamo andati a vedere il sindaco del Rione Sanità. Ce ne parla uno dei nostri giurati. Martone riesce nella trasposizione del testo di Edoardo a riportare sul grande schermo tutto quello che rende questo testo estremamente profondo, in primis la natura dei personaggi. Il film parte con ambientazioni che richiamano un po' serie TV che hanno come tematiche la camorra, ma poi è capace di prendere le giuste distanze e di far trasparire appunto tutta la profondità delle tematiche trattate. Ciao, siamo qui alla conferenza stampa con Mario Martone, che ci sta raccontando tutta la sua carriera artistica, dagli inizi fino al film che l'ha portato qui a Venezia, il sindaco del Rione Sanità. Tra poco proveremo a fermarlo per fargli qualche domanda e vediamo se riusciamo nel nostro intento. Siamo appena usciti dall'incontro con Mario Martone. Caterina, qual è la tua impressione a caldo? Cosa ti è piaciuto? È stato un bell'incontro, veramente un bell'incontro. Martone si è soffermato non solo su quello che è la trama del suo film in concorso qui a Venezia, che è sindaco di Rione Sanità, ma anche su quello che è il suo percorso da regista. E mi è piaciuto il modo in cui Martone è un regista molto concreto, ha delle idee, le lascia scivolare, e soprattutto il modo in cui effettivamente le segue sempre, cercando di rendere gli avvenimenti più realistici possibili, e il suo obiettivo nel sindaco di Rione Sanità per me è stato perfettamente raggiunto. Getta sempre un occhio su Napoli, che è sempre un protagonista dei suoi progetti. Infatti Napoli è il leitmotiv che ripercorre sempre nelle sue opere, e infatti questa cosa mi ha toccato tanto, dalla buona napoletana che sono. Nel suo cinema si lascia trasportare dalla realtà che lo circonda, e tant'è vero che c'è un aneddoto molto particolare sul musicista che ha scelto, e siamo riusciti a scoprirlo nell'intervista fatta. Allora, ho fatto un provino a questo ragazzo di Scampia, 20 anni, è venuto e ha detto: io faccio, cosa fai tu? Ti faccio il pizzaiolo. Dico: allora che fai qua? Dice: no, mi hanno detto che si facevano dei provini. Ma che fai? Canto. Mi fai sentire qualcosa? Mi ha fatto sentire il primo brano. Quindi l'aveva già composto, io lo sento e dico: ok, apriamo lo spettacolo con questo brano. Poi gli ho detto: scrivi le musiche dello spettacolo. Le ha scritte, sono quelle che sentite nel film. La musica del film vi resterà in testa, vero Caterina? Sindaco, finalmente è arrivato il momento tanto atteso. Joaquin Phoenix è sul red carpet. Stasera verrà proiettato Joker, ma noi l'abbiamo già visto. Veronica ce ne dà una recensione. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti ad andare a vedere il film forse più atteso di quest'autunno, Joker. Questo nuovo personaggio, questo nuovissimo Joker interpretato da Joaquin Phoenix, ci regala una nuova interpretazione, un nuovo punto di vista su questo ormai celeberrimo personaggio del cinema, interpretato da tantissimi attori, e anche questa volta riesce a stupirci. Qui infatti vediamo una nuova versione molto più antologica, vediamo la genesi di come è stato creato il mostro, che riflette lo specchio della società in cui esso stesso è nato, una società che denigra ed esclude chi è malato, chi è povero, chi non è nello stesso ceto o casta privilegiata. Questo film, nonostante non contenga tutta l'azione degli scorsi Joker mostrati nei passati film, mantiene comunque lo spettatore con il fiato sospeso e gli occhi incollati allo schermo, rimanendo fino alla fine un grandissimo film d'emozione. Un piccolo favore. Sì. Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Joker? E anche oggi è stata una giornata pienissima. Ci vediamo domani con un'altra puntata del TG Arca, con le immagini esclusive del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ciao!